Andiamo a mietere il grano, raccoglieremo l'amore, l'amore, e sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi, e tra le spighe dorate avrai la mia estate ed il mio cuore. Questa sera ad Altavilla Silentina c'è Italo Iurio, presidente della Federazione Nazionale Gruppi Majoret, perché ad Altavilla Silentina hanno avuto un'idea davvero fortunata, quella di costituire un gruppo di Majoret che proprio questa sera ha fatto la sua prima uscita. Ecco, perché è importante? Qual è il parere del presidente della federazione al riguardo? Beh, innanzitutto devo dire che sono onorato di essere ad Altavilla Silentina, che è una bellissima località, e doppiamente onorato di essere stato, diciamo, presente, anzi aver tenuto a battesimo questa nuova formazione che è la neonata della nostra federazione, che è una federazione nazionale che raggruppa i gruppi Majoret tradizionali e le bande da parata che accompagnano i gruppi. Ripeto, sono onorato di essere stato testimone di questo nuovo evento, questa grande festa che questa sera ha dato la possibilità di esordire a questa formazione che è nata in pochissimi mesi grazie all'impegno, diciamo, anzi chiamiamola cocciutaggine, della signora Mirella Manduca e di Cinzia Camera, che è una sua collega, le quali si sono impegnate da aprile ad oggi a formare questa realtà che oggi ha esordito alla grande. Quindi veramente sono state molto brave, e molto brave anche le ragazze che hanno seguito l'allenamento tutte le settimane per riuscire ad esordire così bene oggi. Presidente, le Majoret invitano alla sportività, ma poi sono anche un inno alla bellezza. Noi questa sera le abbiamo viste sfilare ed è stato uno spettacolo davvero suggestivo. Sì, le Majoret sono un inno alla femminilità in tutte le sue espressioni, perché c'è la grazia, c'è portamento, c'è impegno sportivo. Lei ha detto bene, perché qui ci deve essere una precisazione: le Majoret non sono folklore, sono, diciamo, protagoniste di una disciplina sportiva a tutti gli effetti, uno sport spettacolo, il twirling, che ormai è diffuso in tutto il mondo e che è molto impegnativo. Quindi quel baton che gira significa tante ore di allenamento in palestra per riuscire poi a offrire questo spettacolo in piazza e per le nostre strade. Mirella Manduca, ideatrice del gruppo di Majoret di Altavilla Silentina. Il presidente della federazione Majoret parlava di cocciutaggine, di perseveranza. Come è nata questa idea? Quest'idea è nata perché da tempo che io sognavo di realizzare questo progetto, anche 20 anni fa, perché io facevo parte di un gruppo di Majoret tanti anni fa, e quindi il mio sogno, sposandomi, arrivando qui ad Altavilla, volevo realizzarlo qui ad Altavilla. 20 anni fa non c'è stata questa occasione, però si è presentata adesso perché ho una figlia di 18 anni, quindi anche lei Majoret, che con le sue amiche mi hanno dato l'entusiasmo quindi di continuare, di realizzare questo progetto. Perché no? Quindi ci siamo messi alla prova. Devo dire la verità, loro con entusiasmo hanno accolto questo bellissimo progetto, tanto è vero che loro saranno le pioniere di un progetto, quindi di bambine che si iscriveranno, quindi vogliamo fare una fascia di età dai 6 ai 12 anni, dai 12 anni in poi, quindi con l'evoluzione di questi progetti, quindi di primo grado, secondo grado, istruttrici, e quindi perché no anche arrivare alle maggiore nazionale, della nazionale Majoret italiana. Poi se si vuole fare anche un altro discorso, si può chiedere fare anche un festival qui ad Altavilla del raduno di Majoret. Insomma, abbiamo tante idee, però piano piano andiamo con i piedi di piombo e vediamo innanzitutto a settembre quante iscrizioni ci sono e se hanno la passione di unire quindi spettacolo e disciplina sportiva.